ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Come sapete, appunto, se non vi siete persi i video precedenti, sono a Seoul. Quindi oggi faremo una cosa super tipica di questo paese, che in realtà da noi non esiste. Cioè, mangerò per tutte le 24 ore di questa giornata, quindi da stamattina fino allo snack post serale, mettiamola così, nel Pyeonijeon, che sarebbe il konbini detto in giapponese, convenience store detto in inglese. Praticamente sono quei piccoli supermercatini che qui veramente sono ovunque, letteralmente ce ne possono essere anche 5 in una via, uno di fronte all'altro, non importa. Ci sono i JC25, ECU, 7-Eleven, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mangeremo per 24 ore solo in questi posti, ovviamente vi farò dare un'occhiatina. Ora, io sono ancora in pigiama in realtà, qui sono le 9:24, ma visto che qui non si scandalizza assolutamente nessuno se esce in pigiama, andremo a fare questa cosa. Questo qui è l'outfit, ho lasciato giusto il pantalone del pigiama, ora prendo una delle mie tote bag, che sono appunto queste bustine qua riutilizzabili, metto le mie scarpine che sono lì e andiamo. Un'altra delle cose belle in Corea è che, come vedete, non vi serve la chiave per uscire di casa, quindi letteralmente potete uscire così. Ora, questa è la via di casa mia, letteralmente vai giù, ci sono Pyeonijeon, vai di qua, ci sono Pyeonijeon, lì c'è la stazione, c'è la gas station della benzina, insomma cose, c'è un Pyeonijeon, ma noi andremo a quello un po' più giù, che è un po' più carinello. Tra l'altro qui la vita inizia molto tardi, quindi adesso è veramente super presto. Diciamo che loro iniziano ad aprire i negozi effettivi verso le 11. Infatti, ad esempio, vi faccio vedere, questo in teoria è un caffè ed è ancora chiuso. Questi sono i famosi ombrelloni per ripararsi dal sole. Annyeonghaseyo. Vedete, qua c'è tutto lo spazio dei tavolini. Oh, è tutto pieno oggi. In realtà per colazione si potrebbe benissimo prendere un gimbap. Qui è molto 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 comune. Potrei prenderlo effettivamente. Oppure uno di questi fatti così, ma l'ho già mangiato. Ci sono anche i sandwich. Sto con il tacchino. Mi sa che mi prenderò questo forse. Poi qui, come vedete, ci sono tutte le uova, quelle prebollite, diciamo. Dolcettini, noodles, ovviamente cups. E queste sono tutte le cose, diciamo, i pasti precotti. Kimchi e radish, oh, questo è il mio preferito, lo sapete. E poi ci sono tutte queste anche, ma le vedremo a pranzo. Poi ovviamente prendiamo uno di questi latti, anche se oggi volevo mixare, e facciamo una cosa particolare. Quindi prendo il mio banana milk, qua gli amici. Ovviamente vi dico il totale anche nel corso della giornata. Adesso abbiamo speso 6.000 won, che è comunque meno di quanto pagate se prendete un singolo caffè piccolo, se andate in un caffè. Invece io ho preso tutta questa roba. E sono esattamente 4,30 euro. Dignitoso. Allora, prima prepariamo il mix qua. Qua, come vedete, stanno togliendo la spazzatura del giorno prima. Comunque, qui in Corea è il 9 oggi, domani è il 10 ed è Chuseok, che è tipo un ringraziamento coreano.
quindi diciamo che tante cose sono chiuse, anche per questo che sto facendo questo video. Oggi sono venuta in missione a Hangdog Park. Come vedete, questo qui è il quartiere, diciamo, è uno dei quartieri di Gangnam. Vi ricordate l'ultima puntata dei Run? Eccola qua, dove andavano al parchettino. In teoria, se i miei calcoli non sono errati, dovrebbe essere qui. Sì, perché quello è il palazzo che si vede nel video. Eccolo! Diciamo, in generale, quando non so bene cosa fare durante le giornate, mi faccio questi giri qua. Però ci sono già due ragazze sulle panchine, quindi dovrò aspettare un attimo. Questo qui è il palazzo che si vede. E questo qui è il parchetto. Queste sono le panchinelle. Guardate che bello! Vi rendete conto? Ora ovviamente, visto che sono qui, tra l'altro, ma guardate che bello questo piccolo tempio qua, è meraviglioso, cioè qua si sta una pacchia, a parte che non si sente volare una mosca, infatti non ti va neanche di parlare mentre stai qua. Vicino c'è anche il loro ex dormitorio, quindi adesso ovviamente mi allungo e vado lì. Allora, sono arrivata alla vecchia Hype. Pensate che era questa, che strano. Comunque questo è l'indirizzo se vi interessa, perché dal parco potevate andare dritti per lì e poi scendere qua. Come vedete hanno lasciato tutte le scritte, tutte le cose. Kim Namjoon is the best. Sapere che sono passati da questo alla Hype, insomma, che conoscete adesso. Ora, proprio qui c'è un CU, quindi credo mi mangerò qualcosa, anche perché sono le 13:13. Come vedete ce ne sono tantissimi tipi, di ogni tipo, qualsiasi che potete pensare ce l'hanno. Non vorrei prendere sempre lo stesso, perché allora io prendo questi della Bulldog, quelli gusto carbonara eccetera, oppure prendo i Bibimian, che sono questi qua. Ho provato anche il tteokbokki, questo sempre carbonara, buonissimo. Però forse prendo questi che hanno tipo gli spaghettini, quelli strani, trasparentini. Prendiamo questi qua, rosé. Mi sa provo questo con il pollo. Qui potete mettere le sottilette. Qui vedo il radish, quindi prendere radish. $8,000입니다. Allora, stavo vagando e mi sono ricordata che effettivamente nel pezzo del video qua si vedeva questo palazzo con il 9 dietro, quando Jimin correva, e c'era una salitella, quindi ho detto, senti, 2 più 2 e il palazzo sarà questo, giusto? Quindi questo è questo per forza. Fa strano comunque vedere i posti e starci davanti. Quindi qui
dove c'era il primissimo dormitorio. Primo. Ora mi muovo verso la Hype perché devo appunto andare a vedere le cose del compleanno di Namjoon. Potrei andarci domani? Certo, però sto in giro, ci sto. Allora, in questo caso Nevermap vi faccio vedere, si mette la location, poi tu e ti calcola praticamente il percorso. Ovviamente mettiamo i mezzi, 48 minuti, due cambi. E qua ti dice tutto il percorso. Voi dovete solo stare sicuri, diciamo, di leggere la direzione giusta. Questo bar è un sacco carino, che sta proprio davanti la Hype, cioè qua. A volte appunto mettono i banner da questo lato. L'altra volta c'era quello di Jimin, vi ricordate? Che comunque rimetteranno, perché tanto mi devo fare anche il compleanno di Jimin poi. Quanto mi piace venire qua, cioè mi sento proprio a casa qui. Non lo so, una sensazione strana a spiegarvi. Comunque appunto il bar è chiuso, quindi se mi fanno passare magari qua dovete stare attentissimi alle macchine, perché ci sono le strisce. Ma per loro non sono strisce normali, cioè mi mettono sotto, quindi state attenti. Per ora soltanto questi. Vado a fare un giro dietro. Ho trovato la cappa di Namjoon. Guardate che carino questo. Il testo è super zuccheroso. Che poi mi ero fatto anche lo screen di questo posto. Per merenda ieri ho preso questo sempre al Pyeonijeon, che è praticamente diventato il mio gelato preferito. Mi avete chiesto su Instagram di spiegarvi più o meno che gusto ha. E vi posso dire, la crema dentro sembra tipo zabaione e la parte soffice sopra sembra tipo la castella cake, avete presente quella giapponese? Credo abbia superato anche quella a forma di pesciolino. Guardate com'è. Questa parte è tipo sofficiosa, cioè vedete che rimangono le impronte tipo la castella. È buonissimo anche perché non è troppo zuccherato. Oggi perdonatemi, ma mi avete vista tutto il giorno struccata. Mi sono svegliata con questo occhio un po' rosso, quindi ho detto vabbè, oggi evito, però devo registrare il video. Tra l'altro sono tornata per caricare il telefono perché mi ero scordata il power bank. Tra l'altro adesso postazione PC ormai è fissa qui. Devo montare appunto uno dei nuovi video, visto che vi stanno piacendo molto. Quindi sono contentissima. E poi questi giorni che ero proprio da sola mi avete tenuto compagnia in qualche modo. Sono uscita un attimo a prendere le cose e però adesso vado a casa a mangiarle. Che sono stanca, prima mi si stavano chiudendo gli occhi letteralmente. Comunque c'è un sacco di gente. Tra l'altro c'è una luna fortissima, giusto in tempo per festeggiare. E ho speso per la cena altri 8000 won. Dolcetto, c'era scritto tiramisù. Mi mancava l'Italia. No, in realtà non mi manca. Con questa striscettina un po' così e dentro la cremina. Ma sono veramente super carini. C'è un po' di caffè. Non è male, eh? È buonino. Sono dall'ufficio, fanno, perché se non li conoscete, di molto particolare, e soprattutto farete nuove esperienze. Due pezzetti sono sufficienti, ve lo posso assicurare. Sono le 23:15. La faccio solo per voi per questo video. Proveremo queste, che dovrebbero essere tipo le Rattokki, un mix tra i ramyeon, che sono appunto i ramen, e il tteokbokki, che è il tteokbokki, i gnocchi di riso, insomma.
L'odore non sa di niente, però hanno questa formina. Questa è la forma carinella, super crunchy. Pensavo fossero più spicy, invece molto tranquillo. E poi avevo in frigo il mio banana huyu e appunto il latte alla banana. È sempre l'ora del latte, verso le 11, 11 e mezza. Ormai è la mia tradizione coreana. Nel mentre ho da recuperare alcuni miei video su YouTube, ho preso una pausa dall'editing perché a un certo punto mi si incrociano gli occhi. Devo ancora fare la doccia e andare a dormire. Quindi questo era il video, mangio 24 ore soltanto al Pyeongjam o convenience store o combini, come vi piace chiamarlo. Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento, mi raccomando, mettete queste emoji se siete arrivati fino alla fine del video. Se vi è piaciuto ovviamente ne farò altri nel corso di questi giorni. Detto ciò vi mando un bacio grande e ci vediamo presto con nuovi video dalla Corea. Ciao!